Diciamo la verità, noi italiani non meritiamo fiducia, l'abbiamo visto. Finti nulla facenti che hanno ricevuto il reddito di cittadinanza, parlamentari che hanno richiesto 600 euro dell'INPS, notai e lavoratori privilegiati con i 600 euro dell'INPS, aziende in salute che hanno richiesto la cassa integrazione, falsi invalidi, insomma, se l'italiano può fregare non ci pensa due volte. Certo, solo una parte ruba, gli altri sono onesti, altrimenti a chi ruberebbero i disonesti? Modestamente, siamo i primi in Europa per la corruzione. Noi siamo la Formula 1 nell'arte del fregare. Freghiamo con il turbo intercooler, perché a qualcuno gli dobbiamo mettere l'intercooler. Vabbè, ci siamo capiti, no? Fregano tutti, dalla carica più alta all'ultimo dei lavoratori. È chiaro che se chi dovrebbe controllare e fare le leggi per fare in modo che tutto questo non accada sia il primo a dare l'esempio sbagliato, è normale che il dipendente pubblico si faccia timbrare il cartellino dal collega. Se ad esempio la brambilla è stata assente il 99% delle votazioni in Parlamento e il tasso di assenteismo nel Parlamento italiano è altissimo, che cosa pretendiamo? Il politico deve dare il giusto esempio. È semplice. Se per strada vedi un bambino di 6 anni che sputa per terra, dice le parolacce e ruba lo slime in edicola, di chi è la colpa? Del bambino o del padre di famiglia che non gli insegnano l'educazione e gli dà esempi sbagliati? Ecco, il politico è il nostro padre di famiglia e purtroppo l'Italia è un cattivo esempio. Un politico, con tutto quello che prende, non si può permettere di richiedere 600 euro del bonus dell'INPS, non può fare ricorso per il taglio dei vitalizi, non può avere, come spesso accade, la fedina penale sporca, non può ricevere un bonifico a sua insaputa, oppure farsi ristrutturare casa a sua insaputa, oppure avere conti correnti nei paradisi fiscali a sua insaputa, perché a lui non succede nulla. All'immunità parlamentare, ma se un cittadino normale non riesce a pagare le tasse, lo Stato gli fa un culo così e non a sua insaputa, glielo fa capire molto bene. Il politico, cioè il nostro padre di famiglia, ci frega sempre, può averci insultato in passato, può aver rubato palesemente, può averci promesso e non mantenuto, può aver già governato male, ma noi prima o poi ci scordiamo tutto e lo perdoniamo sempre. Come un cattivo padre di famiglia. Siamo diventati tifosi del partito politico e non siamo più tifosi del nostro paese. Ed essere tifosi di un partito politico è come essere tifosi di una squadra di calcio. La si difende sempre anche quando fa male. Ci raggirano sempre. Alcuni politici si sono fatti eleggere perché ci hanno promesso che avrebbero combattuto e cambiato la casta. Ma una volta eletti hanno cambiato casacca e si sono tenuti stretti la poltrona perché la casta fa schifo. Ma una volta che ci sta dentro, non si sta poi così male, eh? Io non dico che dobbiamo essere disonesti perché i nostri politici sono disonesti. Al contrario, noi da figli dovremmo dare il buon esempio al nostro padre di famiglia. Non dobbiamo ragionare come dei tifosi politici, dovremmo ragionare come mondiali. Non conta quanti giocatori della tua squadra ci siano in nazionale. L'importante è che ci siano giocatori più forti per vincere il mondiale. Ah, dimenticavo! Seguitemi pure su Instagram e su YouTube, Grilletto Facile. Mi raccomando, non mi fa ingassare, frate. Mannaggia le vecchietti.